Buonasera. Alcuni amici del gruppo dei vini Sardegna hanno espresso il desiderio di proseguire con la serie delle aperture, della rottura della scatola del materiale che mi arriva ogni tanto. Non tutti, per la verità, qualcuno l'ha chiesto. E vabbè, cerchiamo di accontentarlo. Quindi ho qui un pacchettino che mi è appena arrivato, di cui ignoro il contenuto. Questo è il pacchettino abbastanza slim che apriremo con le mie solite modalità piuttosto brusche. Vediamo quante ore ci vogliono per riempire la memoria del cellulare. Vediamo un po' se queste forbici sono abbastanza. Ecco. Arriva dagli Stati Uniti. Tiriamo fuori un po' random quello che c'è. Vediamo un po'. Oh, il primo pezzo che esce fuori è un disco, niente di poco di meno che degli Guess Who. Ricorderete, se non ricordo male, si chiamava American Woman, il loro pezzo forte. Questo è un The Guess Who, penso sia il primo album dei Guess Who. Non so se con i riflessi si veda. Vediamo anche il vinile è su etichetta MGM. Niente di particolare. I Guess Who. Qui abbiamo una ristampa di un gruppo che si chiamava Television, che quasi tutti gli amici del Vini Sardegna conoscono e apprezzano. Una copertina apribile. È fatta dall'etichetta Rohir, che si era resa famosa inizialmente con la stampa di cassette del periodo punk degli anni 70. Tom Verlaine con i Television. Questo è un doppio album, The Blow Up EP. Se non ricordo male, proprio il Blow Up era EP, era proprio una cassetta con cui i Television si erano fatti conoscere. Adesso qui abbiamo due LP che suppongo vadano a 45 giri entrambi, anche se qui non lo leggo. Vediamo se qua c'è scritto. Vabbè, non lo dicono, ma si tratterà di provare sul piatto. Television. Un po' di burrumballa. Qui che cosa abbiamo? Ah, gli Omega, sapete che io ho un debole per i gruppi ungheresi. The Hall of Floaters in the Sky è il titolo di questo album degli Omega, con Janos Kobor, Gheorghi Molnár, László Benko. Andremo a sentire, la copertina è attraente. Vedremo che cosa ci riserva il contenuto. L'etichetta è la Bellaphone, o per meglio dire Bacillus Records, The Hall of Floaters in the Sky. È un'edizione tedesca, GEMA. Gli Omega, gruppo ungherese. Qui abbiamo il Lynyrd Skynyrd, un disco intitolato Greatest Hits. Skynyrd's Innards, è un'antologia dei Lynyrd Skynyrd su etichetta MCA. Sweet Home Alabama, Free Bird, Don't Ask Me No Questions, Call Me the Breeze e via discorrendo. Poi cosa abbiamo? Un po' di cartone che togliamo. Questo è bello impacchettato, bello grosso, John Prine, un album intitolato Souvenirs, John Prine, un disco recente, un'antologia recente, antologia? No, non so se sia un'antologia, con il suo bel codice a barre, John Prine, un doppio album di cui una facciata è quella che si dice scolpita,
non so se con i riflessi si riesce a vedere, non c'è incisione niente, non si vede assolutamente. Ah, è così, in questo punto si vede John Prine, la faccia di John Prine, si vedono anche le finestre, però comunque in qualche modo si vede la facciata accede di questo doppio album di John Prine. Vediamo se le note aiutano circa il contenuto. Nel 2000, sono state registrate nel 2000, il disco è stato pubblicato nel 2020 dalla Cowboy Records. È registrato al Cowboy Arms Hotel and Recording SPA di Nashville. Quindi è stato pubblicato con 20 anni di ritardo. Andiamo avanti. Chi abbiamo? Vedo un Emerson, Lake and Palmer in concert. Emerson, Lake and Palmer in, e Powell in concert. Emerson, Lake etichetta The Vinyl Countdown, novembre 1986, Lakeland, Florida. Questo è un semi ufficiale, per non dire che non lo è. È stato messo qualche radio? No, non sembrerebbe, però l'etichetta è un po', diciamo, quella borderline, per non dire che sono assolutamente off the border. I vinili sono qui, sono neri. Uno e due. Niente, secondo me possono essere classificati come bootleg. Qua abbiamo un disco un po' strano, abbiamo il primo disco di Crosby, Stills & Nash in una spartana e rovinata confezione Taiwan. Di solito sono dischi Taiwan, questi. Questa è l'etichetta, il disco, il vinile in condizioni abbastanza accettabili, sono delle originalità Taiwan, Crosby, Stills, Nash. Poi cosa abbiamo? Eric Burdon, Fire Department, Last Drive. Non ce l'avevo, ho completato la collezione. Tanti strumentisti che lavorarono con Eric Burdon in questo periodo, niente di nessuno, a mia memoria, è diventato particolarmente famoso. Una fase intermedia della carriera di Eric Burdon. È un'etichetta tedesca, Ariola. Già avevano smesso di filarsi, non aveva più potenziale commerciale. Qua sono i mitici Fugs, Four Rounders Core e addirittura sigillato dalla ESP Records di New York del 1975. Penso che una delle ultime pubblicazioni di questa etichetta ESP Esperanto Records, che è diventata famosa a New York perché accoglieva artisti di ogni genere, soprattutto di genere estremo, dal jazz alla poesia, anche, chiamiamolo, al folk e al rock che facevano i Fugs. Il disco è sigillato, adesso dovrò decidere se aprirlo o tenerlo chiuso. Cosa abbiamo? Mi sa che abbiamo poca roba ancora. I Carved Air dal vivo, Carved Air, ricorderete, è un gruppo progressive fantasmagoria Vivaldi con Sonia Cristina, che era la front woman, Maria Antoniette e così via. E su etichetta Deram, Canto del Cigno dei Carved Air, sono etichetta Deram del 1975, ma avevano già esaurito. Chi c'era? Daryl Way. Questo è un barone che non esce più, ma è meglio che lo tenga nascosto, perché se lo vedono i miei amici del vinile Sardegna mi prendono a pernacchie. Vabbè, comunque io lo
tiro fuori anche dalla sua, dal suo astuccio. Sono 3 LP, è una bella confezione. Adesso vi faccio vedere chi sono. Ecco qua, avete visto chi sono. Vediamo se si può aprire, non lo dico, non li nomino perché tutto potrebbe essere utilizzato contro di me. Queste sono le buste, che i dischi sono in giro, non sono dentro le buste. E questo è l'interno del trifold, della grande cosa. Un gruppo che ho sempre naturalmente odiato e snobbato, adesso così, in tarda età, mi sono detto, ma sì, erano divertenti, divertiamoci un pochino. Cosa ascolterò? Che facciata ascolterò? L'ultima, la facciata 6, penso. Non c'è. Non la vedo. Poi sono zurpo. Ma non vedo il loro cavallo di battaglia, da cui hanno fatto anche dei film. Almeno due films. Questi sono i dischi, i vinili non presentano delle particolarità, sono in vinile nero e così via. Bene, questo unboxing è finito, grazie per l'attenzione, so di avervi dato un colpo ferale con l'ultima estrazione dalla scatola, ma speriamo che la prossima pesca sia più interessante, insomma, sia in linea con il mio passato. Un saluto a tutti quelli che sono arrivati fino a qui. Ciao.